Ucciso a Milano Maurizio Gucci, erede della prestigiosa casa di moda. Testimoni, il portinaio ferito alla spalla dall'omicida e colui il quale ne dà la descrizione finora più precisa. Un uomo travisato con cappellino da baseball e occhiali scuri che esce di corsa dalla casa di Gucci subito dopo avergli sparato. A proposito dell'arma, si tratterebbe di una pistola con silenziatore incorporato di sicura fabbricazione estera, caricata con proiettili prodotti negli Stati Uniti, venduti solo in Svizzera, Austria e Germania. Ciò che non prova ovviamente la provenienza del killer o dei suoi mandanti dall'estero, ma la fa mettere in conto. Il movente, gli inquirenti paiono accreditare la faida finanziaria. Certo, ci sono di mezzo diverse storie di odi, inimicizie e minacce. La tata delle mie figlie, che era là a St. Moritz, mi ha detto: ma lei ha sentito il telegiornale? E io gli ho detto no. E infatti il telegiornale mi annunciava la morte di Maurizio. Ero sconnessa e non mi ricordo, cioè non sapevo più che a che punto era la mia situazione matrimoniale. Non capivo più niente. Poi ho cercato di rassegnarmi, perché avevo perso mio marito, che era la persona che io ho amato più di tutti. Sì.